Ciao a tutti dal Piero della Francesca. Allora, oggi il video, ammazza che macchina, volevo parlare di macchine, ve lo giuro, e c'è una Cadillac, credo sia una Cadillac, una di quelle americane, no, chi se ricorda Christine, la macchina infernale, quella è, mamma mia che bella sta macchina, ecco, io queste gli vieterei, queste gli vieterei proprio di passare, di guidare, di andare in giro. Vediamo se riesco a farvela vedere. Questa è una di quelle americane, bellissima. Che io, ripeto, non capisco perché fanno ancora circolare, ma non per cattiveria, perché insomma, se veramente pensiamo di voler guardare a un'economia più verde, dobbiamo farlo tutti insieme. Separatamente, se lo facciamo separatamente non arriviamo a nulla. Tutti quelli che continuano a dirmi no, le vecchie auto, la storia automobilistica, la storia dell'auto, la storia dell'umanità, l'umanità passa attraverso tutti quelli che mi dicono queste cose, va tutto bene, bisogna ricordarsela la storia, però il passato è passato, voler vivere di nuovo nel passato è qualcosa di assolutamente ignobile, stupido, non si vive di passato, si vive di futuro, tant'è vero che l'auto stessa è stata scoperta, è stata inventata, diciamo così, guardando al futuro. Siamo passati dal cavallo, a quello che abbiamo oggi, perché? Perché abbiamo guardato al futuro. Ora siamo fermi. Sono oltre 30 anni che siamo fermi per quanto riguarda il mercato dell'auto. Siamo completamente fermi perché abbiamo ancora persone che continuano a pensare che l'evoluzione dell'auto sia mettere dentro un'auto le funzioni di uno smartphone. Continuano a pensare che il futuro dell'auto sia l'elettronica. L'elettronica sì, ma non elettronica tipo tutte queste boiate che abbiamo qua dentro, sedili elettrici, sedili riscaldati. Questo sì, va bene, ma questo è tutto il contorno. Io guardo Tesla e mi rendo conto che Tesla è uno sguardo verso il futuro. Si apre col telefonino, se hai il telefonino scarico, quindi sono cazzi tuoi, in macchina lo puoi caricare, fai in modo, pare che nessuno di noi ha mai il telefonino scarico, cioè difficilmente si spegne il telefono perché è scarico. Siamo talmente smartphone dipendenti che lo smartphone è sempre carico. Magari ci scordiamo di comprare il pane, ma non di caricare il telefono, quindi, e questo la dice lunga sull'umanità. Bisogna dare atto a Elon Musk di essere stato un grande, è stato veramente un grande, perché quando Tesla aveva oltre un miliardo di dollari di perdite non ha mollato, ha investito di tasca sua. Oggi Tesla vale 10 volte il mercato di BMW, Mercedes, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Fiat, Alfa, Lancia, Volkswagen, Opel, messi insieme. Tesla sola vale 10, non lo dico io, lo dice Marco Montemagno, che non è l'ultimo scemo, quindi cioè, cercatevelo. Tesla oggi ha un valore che è veramente... Facciamo passare la signorina. Dicevo, se andate a cercare troverete Montemagno che vi dirà le stesse cose che sto dicendo io, cioè che Tesla vale 10 volte il mercato dell'auto globale. Quindi io mi rendo conto che Tesla è uno sguardo verso il futuro. Tesla è uno sguardo verso quello che è il futuro non solo dell'auto, ma il futuro del mercato globale, il futuro dell'uomo e della mobilità. Se continuiamo a pensare che la mobilità si limiti alla nostra vecchia Delta, il Deltone, l'Alfettone, abbiamo sbagliato tutto. Se vogliamo vivere negli anni 50, compriamoci un appartamento, lo arrediamo stile anni 50, compriamo due macchine stile anni 50, le parcheggiamo nel vialetto, intanto ascoltiamo Johnny B. Goode e continuiamo a vivere negli anni 50. Ma non è così che si vive. Il mondo va avanti guardando al futuro, se vogliamo andare avanti. Se no non andiamo da nessuna parte. L'Italia è ferma proprio perché ha sbagliato a non guardare al futuro. Questo è stato l'errore dell'Italia. Ci siamo fermati.
ci siamo fermati, continuiamo a fare documenti in moduli cartacei. Io qua richiedo documenti, li pago, però richiedo i documenti qui in Germania, li mandano tutti via mail, via internet. Qualsiasi cosa ho bisogno di fare la posso fare tranquillamente online. Quindi capite che il futuro è questo, e l'Italia è ferma anche per questo, perché non ha avuto un'evoluzione tecnologica sufficiente ad andare avanti. Il grande boom degli anni 50-60 dell'Italia era anche non solo l'auto, ma anche questo. Olivetti ha insegnato agli americani a creare, a fare computer. Olivetti. Oggi non ce l'abbiamo più. Perché? Perché non abbiamo investito in questa gente, non abbiamo investito in questa cosa che è appunto il futuro, la tecnologia. Non abbiamo più, abbiamo smesso di guardare avanti perché pensavamo di aver fatto tutto troppo avanti. Pensavamo di essere avanti, di essere davanti a tutti, eravamo davanti a tutti, ci siamo rilassati, ci hanno raggiunto, ci hanno sorpassato, ci hanno surclassato. Oggi l'Italia è indietro di 30 anni rispetto a tutti, tecnologicamente parlando. Allora, se vogliamo continuare a vivere 30, 40, 50 anni indietro rispetto a tutti, continuate a scegliere i vari movimenti tipo Motor Italia, ma poi non lamentatevi che non c'è movimento di denaro. Perché? Perché il denaro oggi si muove così, si muove online, si muove con la tecnologia. Se manca la tecnologia, se manca il collegamento online, se manca la connessione con il resto del mondo, non si muove denaro. Quindi quello che vi dico, volete continuare ad andare avanti così? Volete peggiorare? Continuate a scegliervi gente come Motor Italia. Se invece volete veramente pensare a un futuro più tecnologico, più all'avanguardia, qui io vedo monopattini elettrici vanno via come il pane, la gente usa, li lasciano in mezzo alla strada, ce n'è una caterva, io ho una distesa di monopattini elettrici qua. Funzionano col telefonino, un'app, lo collegano. Se non hai quell'app, quel monopattino, non lo puoi usare, perché ogni monopattino ha un suo ID, quindi non te lo possono fregare, non si può craccare. Ecco la tecnologia, cioè, non si può craccare, non lo possiamo fare noi, gli esperti sì, noi no. E ripeto, vedo gente che va in giro col monopattino, ma come se fosse niente, cioè come se fosse niente. Qui stanno camminando in questo modo. È un mercato nuovo, un mercato che vale miliardi di euro, e noi ce lo facciamo scappare grazie anche a quelli come Mario Giordano che prendono per il culo il bonus monopattino, o perché vogliamo ancora girare con la nostra vecchia Alfetta o con la nostra vecchia Delta. È un mercato che vale miliardi di euro, che può portare l'Italia a essere al pari di tanti altri paesi. Se lo sappiamo sfruttare, possiamo anche essere al di sopra di tanti altri paesi. Altrimenti continueremo a rimanere l'Italia che gira con l'Alfetta bocciata, o con l'Alfettone, con il Deltone. Che poi è facile dire le auto storiche, la storia del nostro paese, e poi girare con Mercedes, capite? Perché poi il presumo il leader di Motor Italia fai video sul Deltone, sull'Alfettone, ma poi gira con Mercedes, capito? Quindi quello che vi dico, riflettete, usate la testa, non fatevi prendere per il culo. Bacio e un abbraccio da Piero, ci vediamo al prossimo video.